inizio di stagione caratterizzato dalla neve sia alla Tuile che a Courmayeur, dove sabato abbiamo realizzato queste immagini. Nella località posta ai piedi del Monte Bianco, nel primo giorno di apertura sono state più di 3.000 le persone che hanno affollato le piste, un dato sicuramente positivo e in netto aumento rispetto all'anno passato. Neve polverosa e più del 50% delle piste aperte, in un paesaggio particolarmente suggestivo grazie alle nevicate dei giorni precedenti. Domenica una perturbazione ha coinvolto tutta la Valdigna e la Val d'Aosta, lasciando sul terreno alti 40 cm di neve. L'attesa ora è tutta per il 7 dicembre, con la tradizionale festa del Welcome Winter a Courmayeur, l'evento che aprirà la stagione invernale 2019-2020.